Eccoci qua anche alle 23:03, pronti a registrare un video che voi vedrete soltanto domani, in pausa pranzo, ma che volevo preparare con cura, con calma, con precisione. Volevo farlo di un certo livello perché sta continuando quella falsa riga di quell'altro video che ho fatto uscire invece appena concluso il calciomercato, quindi intorno alle 8:30 di martedì, sì, dovrebbe essere martedì, 31 agosto 2021. Ieri vi ho raccontato come, secondo me, la Juventus è andata a indebolire la rosa in questa sessione di calciomercato e come, secondo me, è necessario ridimensionarsi, abbassare le aspettative, perché questa Juventus può essere forte nel domani, perché è formata da tanti giovani, ma nell'immediato avrà bisogno di sbagliare. E quindi, quando ci sono tanti errori, significa che si perderanno tanti punti per strada e, secondo me, la partita con l'Udinese e la partita con l'Empoli non saranno casi isolati, proprio perché una squadra giovane ha bisogno di perdere punti per strada. Non vi sto dicendo che le partite saranno tutte così, perché nel caso dovremmo preoccuparci di non retrocedere in Serie B e mi auguro che non sia questo il caso. Ma temo che per quanto riguarda lo scudetto sia già un po' complicato. Poi il bello del calcio è che io posso avere la mia opinione, tu puoi avere la tua, Tizio, Caio, Jorge e Sempronio possono averne un'altra, e alla fine tutte queste opinioni vengono stracciate letteralmente dal giudizio del campo, che è l'unico giudice in tutta questa situazione. Lui ha poteri divini e veglia su tutti noi. Quindi ragazzi, dato che ora c'è la pausa nazionale, avremo la possibilità di parlare tanto della Juve e di valutare tutti i movimenti di calciomercato e tutte le prospettive future. E se vi siete persi qualche movimento e dovete fare il fantacalcio, magari seguite su OneFootball tutto il recap generale anche delle altre squadre, non solo della Juve. Io stesso adesso dovrò andare a spulciare OneFootball e vedere tutti gli ultimi movimenti di mercato e capire anche chi tornerà effettivamente disponibile per le prossime partite. Quindi scaricate OneFootball, non mi stancherò mai di ricordarvelo. Allora, dicevamo, il campo. È il campo perché questa squadra, secondo me, ha dei grandissimi limiti, ma come vi dicevo ieri, la Juventus ha dimostrato di aver investito in panchina, di aver ficcato lì maggior parte delle risorse per stipendiare Massimiliano Allegri. Traduzione, la Juventus ha grande fiducia nei confronti di Massimiliano Allegri, io stesso ho grande fiducia nei confronti di Massimiliano Allegri, ma, c'è un ma grande come una casa, ricorderete all'epoca, ai tempi, vi dissi, se serve un allenatore in grado di creare nuovamente un ciclo da zero, lavorare con i giovani ed esclusivamente con i giovani, forse non è Allegri la persona più adatta, perché Allegri è molto bravo quando ha una rosa pronta e la deve gestire. Quando la deve ricostruire ha bisogno di tempo perché deve sperimentare, deve conoscere, deve capire. Quindi questo era il mio grande dubbio legato a Massimiliano Allegri, non tanto la preparazione, non tanto la bravura, tutto il resto fiducia cieca in Massimiliano Allegri. Nei confronti di una squadra che è effettivamente all'anno zero, o l'anno uno se vogliamo considerare l'anno zero quello dell'anno scorso, ma secondo me il vero grosso anno zero sarà questo, su Massimiliano Allegri avevo qualche dubbio, ma proprio perché è un ruolo, questo che non gli compete, e che è difficile, perché rifondare i cicli, ragazzi, è la cosa più complicata che c'è nel calcio. L'abbiamo visto con il Milan, con la Juve, con la stessa Inter, con tutte le squadre. Un conto è vincere, un conto è confermarsi, un conto è durare 9 anni. Ora noi siamo alla fine completa, l'anno scorso è stata, pam, una X sopra il dominio in Italia, e non è stato un caso a quanto pare, perché già questa prima parte di campionato ci ha fatto capire che il campo è il giudice supremo. E chi se ne frega se è Cristiano Ronaldo, chi se ne frega se l'hai dato via, chi se ne frega se è Chiesa, chi se ne frega se hai 5-6 campioni d'Europa in rosa. Non ce ne frega niente, non ce ne frega niente. Se poi in campo non vi comportate bene, gli altri vincono, esultano e noi dobbiamo piangere le carceri ferite. Quindi ora che tutta la teoria legata al calciomercato se n'è andata, diventa importantissimo il campo e il campo soltanto, ok? Quindi questo è un video che parla di campo. Io oggi andrò a fare una previsione futura legata alla Serie A, perché sarebbe troppo complicato e forse anche malvagio, maligno e controproducente andare a pensare alla Champions, quindi farò una previsione
legata alla Serie A, delle presenze di ogni singolo calciatore e dei gol di ogni singolo calciatore. Perché questo? Perché c'è il grande punto interrogativo. Ma i 30 e passa gol ogni anno di Cristiano Ronaldo, ma adesso chi li fa? Dovranno essere distribuiti. La risposta sensata e che tanti hanno dato e che condivido. Sì, certo, ma tra chi? Quindi ora vado a fare una vera e propria prediction di realizzazioni in Serie A, di presenze in Serie A, e questo ci darà anche un'indicazione chiara e precisa di quelli che, secondo me, anche inconsciamente volendo, saranno i titolari dell'Allegri e di quelli che invece saranno etichettati come riserve. E attenzione, perché è vero che è una squadra giovane, ma anche in una squadra giovane devono esserci dei giocatori in grado di prendere in mano la situazione, di emergere sopra tutti gli altri e di trascinare la squadra anche nei momenti difficili. Ora, a centrocampo abbiamo un bel buco a livello qualitativo. Davanti ci manca il vero e proprio bomber, quindi in qualche modo dobbiamo arrivarci a fare gol e a non prendere gol. Bisogna partire dalla fase difensiva. Io credo che quest'anno si prenderanno più gol rispetto agli altri anni, almeno gli altri anni di Allegri, e che si farà un numero onesto di gol. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Prima però metto le mani avanti. Anche l'altro giorno qualcuno mi ha detto: ma perché nelle pagelle non fai le grafiche con i giocatori col già al voto? Perché io conosco i miei polli. Io conosco i miei polli. E se io metto la grafica con il giocatore e il voto, voi andate lì, vi guardate il numerino e siete già a posto e non ascoltate la motivazione che c'è dietro. E a me del numerino nelle pagelle frega relativamente, perché secondo me è tutto il resto legato all'analisi del calciatore e della sua prestazione l'importante. Invece per tanti l'importante è il numerino, ed è per quello che non vi metto le grafiche con i voti. Ora sono costretto a mettervi una grafica con dei numeri, perché è ciccia grossa. Ripeto, stiamo analizzando una rosa di 25 giocatori spalmato su 38 giornate di campionato, non potrei fare altrimenti, devo mettervi la tabella completa. Vi chiedo la cortesia di non limitarvi soltanto al numerino, alla prediction e a quello che sarà, ma di ascoltare tutti i ragionamenti che ci sono dietro, perché se sono arrivato a fare una roba di questo tipo, ovviamente dietro c'è un ragionamento. Tra l'altro, questa cosa la potrete fare anche voi, perché mettendo in pausa questo video, andando qui sotto in descrizione, troverete il link a un file Excel caricato su Google Drive che vi darà la possibilità di editare lo stesso file che ho utilizzato io e farlo anche voi, quindi anche voi potrete fare la prediction. E invito i miei colleghi youtuber della Juventus o non della Juventus, se vorranno fare un contenuto di questo tipo ora che c'è la pausa nazionale, secondo me diventa molto divertente e interessante, perché poi l'anno prossimo lo andiamo a riesumare, andiamo a vedere esattamente quante ne abbiamo beccate, ci facciamo delle grasse risate perché non abbiamo beccata neanche una. Kinoshi, Colpo Gobbo e Davom hanno già questo file, gliel'ho mandato in privato. Per tutti gli altri, creator, vi lancio una sfida: completate questo foglio con i giocatori della vostra squadra e vediamo un po' chi effettivamente riuscirà l'anno prossimo a beccare il più possibile. Eccoci qua. Allora, ho diviso per ruoli, quindi portieri, difensori, terzini, centrocampisti, esterni, attaccanti. Numeri di maglia, va bene, i calciatori, ok, e poi soffermiamoci subito sull'ultima colonna, che è quella relativa alla lista Champions. Secondo me saranno questi, gli esclusi saranno Luca Pellegrini e Caio Jorge, almeno nella prima parte, ma attenzione a uno tra Ramsey e Arthur per via dei discorsi legati agli infortuni, quindi anche loro potrebbero essere papabili. Pinsoglio e Ken sono CTP, dovrebbero essere 21 giocatori, più 2 CTP, più 2 esclusi, perché in questo momento abbiamo degli esuberi, all'epoca erano Emre Can, Mandzukic, così, ad oggi sono Pellegrini e Caio Jorge, che hanno ancora tutte le carte da giocarsi in maglia Juve, a cui auguro un grandissimo futuro. Le presenze totali sono 608, che sono 11 i titolari, più 5, quindi 16, per 38 che sono le giornate. Quindi 608 è il numero massimo che si poteva fare. Io sommando tutte queste presenze arrivo a 580, il che significa che Allegri ha circa 28 cambi che non farà, secondo me, durante la stagione, quindi non sfrutterà sempre le 5 sostituzioni, e mi auguro che si arriverà un momento in cui non sarà necessario sfruttare le 5 sostituzioni. E ve lo dico subito, secondo me la Juventus segnerà 79 gol in questa stagione in Serie A e invece ne prenderà 34, per una differenza reti di più 45. Ok, questa è la mia previsione finale su fase offensiva e fase difensiva della Juventus. Ora soffermiamoci nel dettaglio. Credo che Szczęsny giocherà 31 partite, Perin 6 e Pinsoglio 1, anche se in realtà non è detto che la somma debba fare 38 per i portieri, perché possono succedere un'infinità di cose durante la partita o durante la stagione.
Credo che Szczęsny prenderà 28 gol, Verin 5 e Pinsoglio 1. Ora, ovvio che qua siamo puramente nel campo della fantasia, ci stiamo soffermando su alcuni numeri che possono benissimo essere falsi, perché appunto stiamo facendo una previsione. Credo però che la Juventus subirà tanti gol in questa stagione e credo che comunque Szczęsny rimarrà il titolare, quindi questa è già un'indicazione chiara su come vedo composto il reparto legato ai portieri. Questa è la mia valutazione legata ai portieri. Szczęsny rimarrà titolare, Perin farà qualche partita di tanto in tanto e Pinsoglio magari farà l'ultima di campionato o subentrerà l'ultima di campionato, quindi vedete che poi le presenze possono cambiare. È ovvio che qua stiamo sempre facendo i conti senza l'oste, e cioè senza gli infortuni, perché ovviamente un infortunio potrebbe sballare completamente questa tabella, ma io posso fare una prediction su quello che potrà accadere, non voglio fare una prediction sugli infortuni perché mi auguro che non ce ne siano. Giorgio Chiellini credo che giocherà 16 partite, non è tanto, ma nemmeno poco, però occhio perché Chiellini quest'anno deve tenere botta, dato che abbiamo soltanto 4 difensori e il quarto è Rugani, non è più come l'anno scorso che c'era Demiral, che comunque Demiral non aveva fatto chissà quante partite nei 2 anni alla Juventus, quindi Chiellini, spero che tu possa giocare il maggior numero di partite possibili, ma credo che 16 possa essere un buon numero. Tra l'altro una l'hai già giocata, subentrato nella prima partita contro l'Udinese, e penso che segnerai un gol. Il gol di Giorgio lo voglio. De Ligt, titolare inamovibile, credo che ne farà 32, segnerà un paio di gol, che non è tanto, ma nemmeno po', insomma, credo che sia un buon bottino per un difensore centrale, poi uno come De Ligt in realtà ne può fare tanti di più, quindi glielo auguro, spero di essere stato molto basso. E l'altro titolare è Leonardo Bonucci, credo che farà circa 29 partite, che è un buon bottino di partite per quanto mi riguarda, e che farà anche lui 2 gol, quindi sostanzialmente dal reparto al pacchetto difensivo dei nostri 3 centrali mi porta a casa 5 gol e un buon numero discreto di partite. Su Rugani ho qualche dubbio, credo che farà poche partite, poche apparizioni, e che addirittura potrebbe essergli preferito Danilo come centrale difensivo, quindi sono stato un po' basso, probabilmente è uno dei giocatori che ho inserito nella lista che farà meno partite, credo che farà 6 presenze, magari nemmeno mai dal primo minuto, magari tutte da subentrato, e 0 gol in Serie A. Poi se uno come Rugani mi fa 6 presenze e 5 gol, beh, ora quelle 6 presenze dovrebbero essere di più. Alexandro, credo che farà 27 presenze circa e 1 gol. Andiamo ad analizzare gli altri terzini, che sono Danilo e Cuadrado. Danilo 33, Cuadrado 32, 1, 2, 3. Siamo andati a salire. Danilo un paio di gol a stagione li può fare, Cuadrado 1 l'ha già fatto, quindi dovrebbe farne soltanto altri 2. Credo bene o male che alla fine saranno Danilo e Cuadrado i terzini titolari, perché stiamo continuando a vedere un Alexandro in campo perennemente dedito al compitino e un Danilo che invece viene schierato un po' dappertutto da parte di Allegri. Poi è ovvio che il discorso legato a Danilo può essere infinito, perché può fare il terzino destro, può fare il terzino sinistro, come dicevo prima all'emergenza può fare il centrale di difesa, Allegri l'ha già schierato 2 volte su 2 a centrocampo, quindi alla fine Danilo credo che sarà uno dei giocatori più stacanovisti della Juventus di Allegri, un po' come era stato l'anno scorso con Pirlo. Danilo è il giocatore perfetto secondo me per Allegri, perché dovunque c'è un dubbio, ovunque c'è un buco, ci piazza Danilo, e infatti è uno di quelli che, come potete vedere a livello numerico, secondo me alla fine dell'anno farà più presenze in assoluto. E Alexandro invece potrebbe scivolare indietro nelle gerarchie qualora si decidesse di fare Cuadrado a destra e Danilo a sinistra. Poi Cuadrado può essere benissimo attaccante e questo lo sappiamo bene. Luca Pellegrini e De Sciglio secondo me saranno comparse. Ora De Sciglio un po' meno, perché De Sciglio è un giocatore che Allegri vede molto, non come titolare, ma molte volte viene preso in causa, anche l'altra sera l'abbiamo visto, ha già fatto una presenza, alla fine dell'anno penso che ne farà circa 12, mentre Luca Pellegrini lo vedo un po' più indietro nelle gerarchie, un pelo meno pronto, potrebbe portarsi a casa 5 gettoni alla sua prima esperienza alla Juventus, poi in realtà mi auguro sempre di sbagliarmi. Io Luca Pellegrini lo conosco poco, l'ho visto un po' al Cagliari, un po' al Genoa, un patto con la Juve potrebbe essere problematico, gli auguro invece di no, spero che possa diventare magari il titolare della fascia sinistra, dato che stiamo vedendo un Alexandro non irresistibile, e potrebbe essere la volta buona di trovarci un giovane di prospettiva già nostro, già in rosa, pronto all'uso, sarebbe veramente qualcosa di molto molto bello. Occhio ad Arthur, perché questo è il punto focale del discorso, io forse sono stato un po' basso nei confronti di Arthur, però in questo momento è fuori, è out, non abbiamo notizie sui tempi di recupero. Personalmente, e sapete come la penso, credo che Arthur sia un giocatore indispensabile per questa Juve,
perché questa Juve a centrocampo manca come il pane la qualità, e Arthur è un giocatore di qualità, e l'anno scorso tutte le volte che ha giocato Arthur la Juve non ha perso e molte volte spesso ha vinto. Appena Arthur è andato out, la Juventus ha iniziato il declino e poi è arrivato praticamente fino a fine stagione. Quindi io credo che Arthur sarà un giocatore indispensabile a livello di equilibrio e a livello qualitativo di gestione del pallone. Bisogna averlo a piena disposizione, e qui entra in campo qualcosa che non possiamo sfidare perché è legato alla sua condizione fisica. Quindi mi auguro che possa tornare in fretta e credo che segnerà almeno un gol in campionato. Non sto chiedendo tanto, 18 partite in Serie A e un gol spero proprio che Arthur me le possa fare. Invece Ramsey, da Ramsey mi aspetto nettamente meno, 14 partite e un gol. Anche qua discorso legato alla condizione fisica, anche qua Ramsey è già fuori, e credo che nella batteria comunque dei centrocampisti a disposizione di Max Allegri sia quello più fragile e che possa dare meno alla causa. Poi ribadisco, spero sempre di sbagliarmi, tutte le volte che do un giudizio negativo su un calciatore non lo faccio perché sono contento, poi se si realizza sono il primo a essere felice di sbagliarmi. Per me Ramsey può dare poco o nulla a questa Juve, poi se magari l'anno prossimo a fine campionato avrà fatto 30 partite e 15 gol compro la maglia, facciamo così, una roba del genere, ne dubito ma penso che sia così. E ora entriamo in un discorso che va ad unire McKennie, Rabiot, Locatelli e Bentancur. In realtà Locatelli lo vorrei tenere fuori da questo discorso, ma Rabiot, McKennie e Bentancur secondo me sono tre giocatori in cui nessuno è indispensabile. Ora lo so che qualcuno di voi potrebbe arrabbiarsi, potrebbe dirmi ma no, ma cosa stai dicendo, ma come, guarda che... La riassumo molto velocemente. C'è stata un'annata, quella di Sarri, in cui Bentancur è stato palesemente il nostro miglior centrocampista, ok? E quando sono andato a fare le pagelle gliel'ho riconosciuto dicendo che però, secondo me, Bentancur era indispensabile al nostro centrocampo, ma che nelle big d'Europa non sarebbe stato titolare da nessuna parte. E mi hanno iniziato a dire no, non è vero, perché invece Bentancur adesso vedrai che potrebbe giocare qui, qui e lì, e addirittura lo voleva il regista. Spero che dopo la stagione precedente il concetto di Bentancur regista, o comunque il discorso legato a Bentancur big centrocampista d'Europa, sia un pochino calato, perché io credo che sia Bentancur che McKennie che Rabiot siano tre buoni centrocampisti che possono starci nella Juventus, ma che non sono in grado di fare veramente la differenza. Ma nemmeno Arthur lo è, ma lo vedo già più pronto per il tipo di gioco che serve alla Juventus. Rabiot è un titolare della Francia, sì, questo è vero, tra l'altro adesso non è stato convocato, e l'anno scorso è stato lui il nostro miglior centrocampista. Lo stesso McKennie ha avuto un ottimo impatto con la Juventus l'anno scorso, ma per capire effettivamente se questi calciatori sono di livello Juve, li voglio vedere continuità, voglio vederli continuamente sfornare delle prestazioni di livello. Non mi basta che me ne facciano una e poi due no, e poi due sì, e poi tre no, e poi una sì, e poi due no. Bisogna dare continuità. Quando c'erano Pirlo, Marchisio, Vidal e Pogba, sapevamo che quelli erano i titolari. E dietro c'erano i vari Pereira, Rincon, Lemina, Hernanes, Sturaro, che ci stavano come seconde linee. Ma se noi oggi guardiamo il centrocampo della Juventus, abbiamo due punti interrogativi legati ad Arthur e Ramsey, condizione fisica. Credo l'unica certezza Locatelli, per quel poco che abbiamo visto, Locatelli sembra il più pimpante, il più dinamico. E gli altri? Gli altri, a seconda del momento in cui lo chiedi durante la stagione, uno potrebbe risponderti uno, potrebbe risponderti l'altro. Io non vedo titolari a centrocampo nella Juve. Io non riesco a capire oggi chi debba essere titolare, perché sono bene o male tutti sullo stesso livello. E a rotazione, a seconda della forma fisica, cambia poco avere uno o avere l'altro. Quindi, come potete vedere, il numero di presenze sarà bene o male sempre quello, perché sarà complicato individuare un titolare per quanto mi riguarda. Poi, da McKennie pretendo gol, infatti gliene ho messi 4, credo che sia quello con più gol nelle gambe in assoluto. Da Rabiot un paio, meno un paio. Bentancur ne ho messo uno. Non è un goleador, lo sappiamo bene. Un gol, Rodrigo, magari una stagione me lo potresti fare. Locatelli ne ho messi 4 perché ha il tiro dalla distanza, ha l'inserimento e soprattutto potrebbe battere qualche calcio piazzato, che ne so, una punizione o addirittura un rigore, qualora mancasse l'effettivo rigorista. Quindi credo che Locatelli qualcosa in più ce lo possa dare anche da fermo.
Sugli altri, io dei gran gol a centrocampo non ne vedo. E questa è il grande pecca, il grande limite. A maggior ragione, adesso che è andato via Ronaldo, servirebbe suddividere ulteriormente questa roba, ma non vedo tanti centrocampisti in grado di avvicinarsi alla doppia cifra. L'unico potrebbe essere McKennie, ma farlo arrivare effettivamente a 10 gol, ma sarebbe un sogno, sarei contentissimo, vuol dire che sta facendo una stagione incredibile. Quindi questo è il mio discorso sui centrocampisti. Ne abbiamo tanti, ma sono tutti lì, ed è per questo che tutti gli anni fatichiamo a trovare una formazione titolare. Perché i nostri centrocampisti sono tutti dello stesso livello, inerente verso il basso. E tutti gli anni continuiamo a non acquistare a centrocampo. Questo è un gatto che si morde la coda e non ne verremo mai fuori, a quanto pare. Federico Chiesa, l'erede di Cristiano Ronaldo. Ve lo dico subito, secondo me Federico Chiesa deve essere l'erede di Cristiano Ronaldo. Per movenze, per carisma, per voglia di trascinare la squadra nei momenti di difficoltà. Questa è la grande investitura che voglio dare a Federico Chiesa. Riuscirà a mantenere le aspettative? Mi auguro di sì. Deve, perché è in quel momento di massimo splendore nella carriera, dopo un buonissimo primo anno alla Juve, dopo un buonissimo europeo da protagonista, è la stagione del riscatto, la stagione della consacrazione, la stagione in cui deve dimostrare di essere non un uomo da Juve, l'uomo da Juve. Mi auguro che Chiesa possa fare almeno 9 gol, l'anno scorso ne ha fatti 8, quindi almeno 9 li può fare, li deve fare, perché credo che Allegri punterà tantissimo su Chiesa e sulla sua fame e la sua voglia di Juventus. Chiesa ce li ha, 9 gol, almeno 9 gol nelle gambe Chiesa ce li ha. Non voglio sentire, secondo me no, almeno 9 gol ce li ha, può raggiungere anche la doppia cifra. Accontentiamoci, stiamo sui 9. Bernardeschi penso che almeno un paio li possa fare, credo che sarà spesso buttato nella mischia a partita in corso, a volte addirittura dal primo minuto. Bernardeschi è un giocatore che solitamente almeno 30 partite all'anno li fa sempre con qualsiasi allenatore, con Allegri potrebbe addirittura aumentare questo numero, forse 26 addirittura poco, perché Bernardeschi, Allegri lo ha sempre visto, ha fatto anche discretamente bene, è stato l'unico allenatore Allegri che è riuscito a far rendere Bernardeschi, perché se Sarri e Pirlo non sono riusciti a cavar fuori chissà che cosa, ovviamente a parte Mancini che in nazionale gli ha ritagliato un ruolo da non protagonista, che però alla fine ha pagato con un paio di rigori importanti battuti dal nostro Berna, un paio di gol, non chiedo chissà che cosa, ma almeno 2, Berna, 2 gol in una stagione, penso che tu li possa fare. Kulusevski secondo me è il classico giocatore che Allegri non vedrà mai da titolare, ma che butterà sempre nella mischia partita in corso per cercare di spaccare la partita. Ed è questo che chiedo a Kulusevski, la cattiveria, la voglia, la fame di spaccare le partite quando subentra, perché lui ha un potenziale incredibile che ancora non riesce a sfruttare. È vero, è un classe 2000, ma è ora, dato che non c'è più Cristiano Ronaldo, che tutti gli investimenti costosi della Juventus tirano fuori qualcosa per dimostrare che sono stati investimenti della Juve. Ribadisco, con i giovani ci vuole pazienza, ci vuole tempo, ma bisogna già iniziare a vedere qualcosa anche da quelli più giovani. Kulu, io ho fiducia in te, penso che almeno 5 gol in Serie A tu li possa fare, e ora tocca a te dimostrarmelo. Il campo parlerà, ce la farai, anche perché già la Juve voleva venderlo con Kulusevski alla fine del mercato. Ribadisco, se non hai tempo di aspettare i giovani, non comprare i giovani, vai su dei profili più pronti. Se li vuoi pronti, prendili pronti. Se prendi i giovani sperando che siano pronti, c'ha ragione loro, devono sbagliare. Cioè, è inutile che ci prendiamo in giro. Questi sugli esterni. Moise Kean. Io credo che Moise Kean possa andare in doppia cifra, senza problemi. Penso che possa giocare anche un buon numero di partite. Al prezzo che è stato pagato, credo che debba essere titolare nella Juventus. Moise Kean lo vedo come un colpo che o fa tanto bene, cioè roba da 15-20 gol in un campionato, o tanto male, roba da 3-4 gol in un campionato. Sono curioso dell'impatto di Moise Kean alla Juventus, perché qua si gioca veramente tanto. Moise veramente qua si gioca tantissimo. Morata storicamente è un giocatore che campionato nella continuità dal peggio di sé. In Champions alla Morata probabilmente gli posso attribuire 6-7 gol, partendo solo dai gironi. Secondo me Morata in Champions 6-7 gol nei gironi può fare tranquillamente, perché è il giocatore da notte importante, da partita secca. Sulla continuità un po' meno, però senza Cristiano Ronaldo, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, spavira di più, tira più in porta, quindi addirittura questa potrebbe essere la stagione in cui Morata va a fare il suo record in Serie A e supera abbondantemente la doppia cifra.
chi sarà titolare tra Morata e Ken? In questo momento dico, se paghi così tanto Ken, ha senso che sia Ken, ma alla fine è sempre lui che decide il campo, quindi chi dimostrerà di più in allenamento o in partita sarà il titolare della Juve, a meno che non saranno tutti e due e Allegri si inventerà qualcosa di particolare. Paolo Dybala, secondo me farà 32 partite, 16 gol, che se ci pensate è un gol ogni due partite, che è esattamente la media che sta tenendo in questo momento, perché ha fatto due partite e un gol. Però Dybala quest'anno cosa avrà rispetto agli altri anni? I piazzati, i rigori, le punizioni, più responsabilità, più minuti. Poi ribadisco come sempre, c'è il punto interrogativo legato agli infortuni, mi auguro che tutti stiano bene sempre, probabilmente non sarà così e che quindi qualche numero sarà destinato a calare sia nelle presenze che nei gol, ma ahimè questo non lo posso prevedere, quindi semplicemente cerco di dare la mia opinione in un mondo utopico in cui la Juventus non subisce infortuni. Non sto chiedendo tanto di Dybala, non sarebbe né la sua migliore stagione alla Juventus, 16 gol in campionato, né la sua seconda stagione alla Juventus a livello di top, sarebbe probabilmente la terza o la quarta top stagione alla Juventus. Quindi anche qua sono stato basso e forse ho dato qualche gol di troppo qua e là, però 16 gol di Dybala penso che me li possa fare tranquillamente, soprattutto se è inserito davvero al centro del progetto, come vice capitano, come numero 10, come giocatore che rinnova il contratto e diventa vera e propria bandiera futuro della Juventus. Caio Jorge, qua alzo le mani, sono andato completamente a caso, 10 partite 2 gol, per uno che fa il centravanti, io sono stato basso perché, ribadisco, abbiamo pagato 3-4 milioni, non lo conosco, è giovane, è brasiliano, non è abituato ai campionati europei, è tutta un'altra roba, se mi fa un paio di gol, non lo so, mi aspetto un paio di gol, non lo so, poi magari in Coppa Italia e magari in Champions ne spara altri 2-3, chiude la stagione con 5 gol in 15-20 presenze e come primo impatto non è assolutamente male per essere la quarta punta, poi magari diventa un crack, titolare inamovibile, ci trascina e vince la Champions, gol di Caio Jorge in finale, però ci credo poco, ecco, quindi sono stato un po' basso. E quindi questo è, ragazzi, credo che saranno 79 gol, che saranno 45 di differenza reti a causa dei 34 subiti, penso che possano essere distribuiti in questo modo, distribuiti in questo modo non è nemmeno malissimo, se ci pensate, perché comunque avere 3, quasi 4 giocatori in doppia cifra, ragazzi, mica male. E io credo che siano davvero Dybala e Chiesa i due maggiori trascinatori, e Ken e Morata dovranno alternarsi almeno una decina di gol a testa in Serie A. Con questi presupposti la stagione, non dico che viene un bijou, una figata, con questi presupposti arrivi tranquillamente nelle prime 4. Se questi dati verranno confermati nelle prime 3 forse anche, non lo so, la butto lì, dipende da quanto complicato poi sarà il campionato. Non so quanti punti potremmo fare con una roba del genere, magari poi faremo anche una prospettiva legata ai punti, una previsione legata ai punti. Però campionato del genere, ribadisco, con le ambizioni al ribasso dopo il calciomercato, dopo l'ufficialità che mi sono dato, io ci credo che si possa fare una buona stagione. Non dico la stagione a scudetto, non dico la stagione a vincere la Champions, poi possono arrivare, ma ancora una volta sarà il campo a deciderle. Ribadisco, qui sotto in descrizione c'è il link per scaricare questo file Excel, fatelo pure voi e fatemi sapere, taggatemi su Instagram nello screen del vostro file Excel, così vi riposto tutti e vediamo tutti insieme a fine anno chi si sarà avvicinato di più. Sono sicuro che sarà una figura ignobile la mia.